Il mercato invernale è ripartito ufficialmente, tutte le squadre sono intente a comprare, vendere e programmare i colpi giusti per rimediare agli errori del girone di andata. Tra queste anche il Crotone che per la verità ha poco da farsi perdonare. Il girone di andata, chiuso al sesto posto con 32 punti, è stato più che soddisfacente sia dal punto di vista tecnico quanto dall'attaccamento dei tanti giovani in squadra al Crotone e a tutta la città. Naturalmente qualcosina da rivedere c'è e crediamo che l'intento della massima dirigenza rossoblù, dopo aver definito le uscite, sia quello di puntare ad un paio di elementi che potrebbero consentire al Crotone di fare il salto di qualità. Sognare è lecito e anche se personalmente continuiamo a crederci, come dice il presidente Raffaele Vrenna, intervistato in occasione della festa di fine anno dell'Academy Crotone, sognare non è vietato. Ma nessuno deve vietare i sogni, questa è la cosa più bella, almeno ci è rimasto sognare, sogniamo, io è una vita che sogno, quindi sono un sognatore nato. Come te vorrei tantissimo, perché sarebbe una cosa bellissima anche fuori dal mondo, però stiamo con i piedi per terra, perché poi alla fine è un campionato difficile. Merito a questi ragazzi perché stanno giocando un vero calcio pulito, ordinato, ben messo in campo da un ottimo mister che poi è anche crotonese, quindi alla fine io dico che stiamo facendo benissimo, perché no? Sogniamo tutti. Come detto, il Crotone dovrà sistemare prima le uscite. Sul piede di partenza, oltre a Mastriani, Prestia e Boniperti, ci sarebbe anche Romanò. Tutti poco utilizzati da Mister Drago avrebbero espresso il desiderio di accasarsi altrove per tornare a giocare. Le entrate ancora non sono state definite. Dal direttore Ursino abbiamo appreso che solo se Mastriani dovesse far le valigie si penserebbe ad un altro attaccante. A tal proposito i nomi che circolano sono diversi, da Gerardi, voce non ufficializzata, da Comi e persino a Caccia, anche se il suo procuratore ha smentito per il momento il ritorno del catanzarese in Serie B. Il calciomercato è iniziato solo venerdì scorso e ci sarà tempo sino al 31 gennaio per definire le trattative. E a proposito del Catanzaro, è ufficiale l'ingaggio di Madonia del Trapani. I giallorossi si sono assicurati le prestazioni sportive dell'attaccante sino al giugno 2015. A titolo di cronaca ricordiamo che Madonia ha già conquistato due promozioni e sempre con il Trapani, partendo dalla seconda divisione, arrivando in Serie B.